avete incontrato la mascotte di San Michele. Per quale motivo? Perché qui, in questo luogo magico, Axel Monte aveva comprato tutta questa montagna e il castello di Barbarossa per proteggere loro, proprio per proteggere questi piccoli uccelli, i quali ogni anno vengono 20-25.000 volando lungo tutto il Mediterraneo, stanchi, affaticati, al primo aeroporto che vedono, l'isola più bella del mondo. E lì si fermavano e si fermano, ma prima erano cacciati e non ce la facevano più a partire per il nord, a rallegrare tutta l'Europa con i canti che avevano forse imparato anche a Capri. Bene, Axel Monte ha voluto proteggerli, e in un'epoca in cui l'ecologia non esisteva, non si parlava di ecologia, ed è uno dei punti di riferimento di questo luogo speciale che si chiama la Villa di San Michele. Lui era un medico, si occupava degli uomini, delle persone, ma soprattutto le persone povere, e poi si è occupato del colera a Napoli e poi del terremoto a Messina. Era un umanitario, ma era anche qualcuno che amava profondamente la natura, quest'isola, questo luogo speciale, la Villa di San Michele. La Villa San Michele è molto di più che una villa, è un posto che rappresenta quello che era ed è e dovrebbe rimanere la parte più bella della natura di questa zona mediterranea. Il giardino è considerato uno dei più bei giardini d'Italia e forse d'Europa. È rimasto il giardino del 1900 quando è stato costruito. Da questo giardino però si vede il blu del mare e tutta l'isola e tutto il golfo di Napoli. Pensate che luogo particolare, era una villa di Tiberio, non per caso lui aveva scelto 12 località in tutta l'isola, le migliori, quelle che avevano anche una magia particolare. Oltre a questo, la villa rappresenta anche il simbolo di una persona che ha scritto forse il libro più letto negli anni 50 del secolo passato dopo la Bibbia, La storia di San Michele, che è stato letto da milioni di persone, tradotto in 73 lingue e ha prodotto la prima volta un enorme interesse verso quest'isola magica che è Capri, e la sua storia e anche la sua bellezza. Ebbene, 150.000 persone all'anno vengono solo per poter vedere questo luogo, visitare dove lui abitava e soprattutto vedere perché questo giardino ha un tale forte significato. E come vedremo, come vedrete, quando si arriva alla fine del giardino c'è una sfinge che guarda il mare, e da quella sfinge, guardando il mare, si immagina che anche Capri è una sfinge, infatti sembra che sia tale. E guardando la sfinge, la tradizione vuole che se si mette la mano sulla sfinge sinistra e poi si mette la propria mano destra sul cuore e si esprime un desiderio guardando in fondo a questo grande golfo speciale che è quello di Napoli, il desiderio molto probabilmente potrebbe avverarsi. A me è avvenuto, non per caso sono qui. Questo è un movimento importante perché è una mano che deve essere appoggiata sulla sfinge, l'altra mano, la destra, sul cuore, e si guarda attraverso questo angolo unico al mondo, che è l'angolo del Golfo di Napoli, della penisola fiorentina e di Capri. E la forma di Capri, se la guardate bene, è proprio quella di una sfinge. E in quel momento, guardando tra i due golfi e tra le due sfingi, la mano destra va sul cuore e si esprime un desiderio intensamente, silenziosamente. Ed è molto probabile che avvenga. Grazie.